Signor Direttore Marittimo, signor Sindaco, signori sindaci del circondario, autorità civili e militari, autorità religiose, associazioni combattentistiche e d'arma, gentili ospiti tutti, a voi rivolgo un caloroso saluto. È per me un piacere e un onore essere qui nella splendida cornice del posto per assumere l'incarico di comandante dell'ufficio circondariale marittimo. Sono sicuramente grata a tutti voi per la vostra presenza, perché ha voluto testimoniare ancora una volta, in maniera tangibile, la vicinanza alla grande famiglia della Guardia Costiera. E in particolare la vostra cordialità, la vostra accoglienza me l'ha fatto già sentire come a casa. Un saluto in particolare al mio collega Luca Provenzano. A lui rivolgo i miei più sinceri auguri per il proseguo di carriera. Buon vento, Luca. In questo giorno di reale avvicendamento al timone, io per meglio proseguire sulla giusta rotta che già ha tracciato il comandante Provenzano, chiedo un forte supporto a tutti i presenti, ma soprattutto a lei, ammiraglio. Chiedo di continuare a essere un faro, un punto sicuro insieme allo staff di tutta la catena del porto di Catania affinché io possa proseguire il bene della collettività con razionalità, buonsenso ed equilibrio. Avrò bisogno in questo mio percorso anche delle amministrazioni civili e militari, in quanto possa sempre continuare, possiamo sempre continuare a conseguire traguardi comuni affinché ci si continui a dare sviluppo a questa dinamica vivace realtà costiera. Alle autorità religiose, che inoltre di intraprendere insieme un cammino di fede affinché ci sia il buon Dio sempre che vegli sul nostro operato e sulla vita di chi vive il male. Soprattutto supportatemi tutti voi, uomini della Guardia Costiera del posto, impiegati civili e militari, affinché insieme possiamo lavorare, guidati dal senso del dovere, per continuare a essere utili e indispensabili a tutta la comunità marittima e portuale. A tal proposito, il mio pensiero grato va anche alle vostre famiglie, perché anche grazie a loro il nostro lavoro va avanti. Sono loro che meglio capiscono i nostri sacrifici e l'attaccamento al servizio, anche quando non si indossa più la divisa, così come ci attesta l'affettuosa presenza dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Da ultimo chiedo il supporto della mia famiglia, a mio marito, ai miei figli, ai miei genitori oggi qui presenti, che hanno scelto di condividere con me i sacrifici che questa nuova avventura comporta. Scusate l'emozione, è il mio primo discorso. Viva l'ufficio circondariale marittimo di posto, viva la Guardia Costiera, viva la Marina Militare, viva l'Italia.